Ha poco da perdere e tantissimo da guadagnare la Rapido Latina Calcio a 5, che dopo aver centrato la prima storica salvezza in Serie A vuole ora provare a scalare una vetta ancora più alta, la conquista dei playoff. Per avere la certezza di disputarli dovrà vincere quest'ultimo impegno casalingo della fase regolare contro il Real Rieti, che ha bisogno di un successo per poter difendere il terzo posto in classifica. Dal palazzetto dello sport di Via dei Mille un cordiale buonasera da Enrico Pasquali Coluzzi, mentre adesso inizia la partita. Per spossessarsi del pallone è arrivato intanto il vantaggio di testa a sorpresa Lemao sulla destra per Lara, ancora Avellino, Avellino, il destro di Avellino che pareggia immediatamente i conti con questo diagonale micidiale. Avellino sulla destra per Bacaro, ancora Avellino, buona possibilità per la Rapido, tiro di Avellino che poi in seconda battuta riesce a essere lucido e a depositare il pallone in rete, 2-1. Capace di finalizzare, attenzione, il destro, il pallone che non entra miracolosamente. Ancora questo duello, se ne va con eleganza il calciatore del Real Rieti, Peric, e poi il tiro in porta che è stato esploso da Lemine. Possesso palla del Real Rieti e pressione della Rapido, lancio perfetto per Lemine, pallonetto di Lemine che esce, azione del Real Rieti, riparte Terenzi, Terenzi, il tiro di Terenzi e non riesce a segnare incredibilmente Bacaro, poi Avellino che impegna dal cin. Bacaro per Lara, il destro di Lara, parata plastica da parte di Dalcin. Attenzione, è entrato, miracolo da parte di Cilì, che parata. Riparte adesso il Real Rieti con il solito Peric, molto attivo sulla destra per Alemao e poi il destro che è stato sprigionato da Davi, ancora Cilì. Molta fatica a trovare spazio, adesso Maina perde questo pallone sanguinoso, non ne approfitta Alemao. La formazione del Real Rieti, bellissima azione, pallonetto e la palla termina sul fondo a Maina, altra possibilità per il Real Rieti e vola letteralmente Cilì. Real Rieti che però non rinuncia ad attaccare, ancora Lemine e alla fine trova il meritatissimo pareggio. Il giocatore con la maglia numero 12 del Real Rieti era spento, questo sicuramente ci consente. Attenzione a Maina però, il tiro di Maina, primo squillo di tromba da parte di Lucas Maina. Il sinistro spettacolare da parte di Lucas Maina che al secondo tentativo non perdona. In corsa breve da parte del calciatore argentino. Il tiro e poi Maina da due passi, è proprio nel posto giusto, nel momento giusto e riesce a mettere dentro il 4-2. La Rapido adesso è cattiva, va su tutti i palloni, vuole chiudere qui la partita, esce il portiere dal cin. C'è ancora Davi, scucchiaiata, morbida, il destro da parte di Caio, Peric, sovrapposizione da parte di Jeffe che non trova la porta. Non adesso però, il palo incredibile colpito da Peric in contropiede, Lara, il tiro di Lara, la parata da parte del portiere in movimento e poi ancora Lara che riceve da Maina e segna il gol del 5-2. Sicuramente ritrovare anche nella partita dei playoff. Intanto arrivano gli aggiornamenti da Pescara mentre c'è Lemine che segna il gol del 5-3. Finisce con il successo per 5-3, tripudio qui al Palabianchini con il pubblico che saluta questa vittoria perché questo successo vale la conquista dei playoff. E con l'applauso scrosciante del Palabianchini vi salutiamo e vi diamo appuntamento ai prossimi impegni con il calcio a 5 del Futsal Pontino.